E ciao a tutti ragazzi, io sono Alisson. Oh my god, oggi non sono da solo, poiché infatti sono in compagnia di Baymax. E oggi ragazzi siamo qui a presentarvi questo nuovo video che è diversissimo dal solito, perché innanzitutto, come potete vedere, il grandissimo Beckham Junior dei Giants, e ovvero io, sono qui a presentarvi questo vlog che però è particolarissimo, poiché infatti è un argomento abbastanza centrale, che infatti è quello del calciomercato, della sessione estiva di calciomercato 2015. Poiché infatti ragazzi era da un mezzo di tempo che mi chiedevate un video simile, ovvero volevate appunto sapere i miei pareri a riguardo, i miei umori, se possiamo così dire, se ero appunto contento oppure no. E ragazzi ho detto, ma facciamo questo video oggi, perché infatti che giorno è oggi? Ragazzi, oggi è l'ultimo giorno della sessione appunto di questo calciomercato. So che possono succedere ancora un macello di cose, ma molte ne sono già successe, e vorrei appunto andare ad analizzare queste. Innanzitutto ci tengo però a dirvi una cosa, infatti prima di iniziare vi volevo ricordare di lasciare un bel mi piace, ma ragazzi vi voglio chiedere un consiglio. Innanzitutto lasciare un bel mi piace perché cosa? Perché voglio sapere se vi piacciono questi generi di video. Secondariamente, se appunto vi piacciono, mi raccomando commentate scrivendo dei video che appunto potrei fare a riguardo. Adesso non me ne vengono in mente, però so che voi avete tante idee, avete il livello fantasia che è il Sovranalitasm, e quindi potrete darmi una mano. Detto questo ragazzi, direi subito di iniziare dicendo una cosa. Ragazzi, questa sessione di calcio mercato a mio parere è stata di una stranezza cavalleresca, davvero è un qualcosa di stranissimo. Sono successe cose ambigue a gogo, e cioè è stato abbastanza carino, poiché infatti erano difficili appunto da fare le previsioni, anche se poi sono successe cose, cioè delle squadre hanno fatto di quegli acquisti, di quelle sessioni veramente scandalose. Detto questo, direi comunque di iniziare. Ecco ragazzi, non so se l'ho detto, volevo un attimo andare ad analizzare quest'oggi magari il calciomercato delle squadre un po' più famose, dandovi appunto i miei pareri a riguardo. Se magari il video vi piace lo potrò andare a fare anche con quelle più normali, se possiamo così definirle. Vabbè, innanzitutto ho detto famose e non forti, poiché infatti volevo iniziare dal Milan. E ragazzi, io sono rimasto, non dico amareggiato, ma abbastanza deluso da ciò che il Milan ha fatto e da ciò che sta facendo. Poiché infatti cos'è successo? Beh, sappiamo tutti che in attacco ha preso Bacca e Luis Adriano, e poi è arrivato Balotelli. E ragazzi, devo essere sincero, questi due di questi tre acquisti mi sono abbastanza piaciuti. Poiché infatti Bacca molto forte, anche se sinceramente io avrei puntato su altri attaccanti, però appunto dato che ormai il dado è stato tratto non si può fare niente, non dico neanche su poi chi avrei puntato. Poi vabbè, Luis Adriano pagato 8 milioni, anche se a breve si sarebbe liberato a zero, però diciamo che si può anche stare. E poi c'è stato il Balotelli della situazione. Cioè ragazzi, mi sono rimasto, non dico scandalizzato, ma abbastanza scioccato. Cioè l'abbiamo venduto, abbiamo cercato di venderlo l'anno scorso, l'abbiamo ripreso quest'anno. Ragazzi, cosa penso io di Balotelli? Penso, secondo me ragazzi, Balotelli è forte, cioè non fa così schifo. Credo di essere uno dei pochissimi in Italia che dice questo. Però il problema è la testa, davvero. Se si mettesse la testa a posto potrebbe davvero diventare, non dico un fenomeno, un campione, ma un giocatore che può cambiarti la partita. Adesso mi ricordo quel Milan-Bologna là, Balotelli così dal nulla fa un tiro e fa un gol pazzesco. Però ecco, non devono essere dei casi quelli, deve essere pura quotidianità. E quindi ragazzi, di Balotelli diciamo non riesco a dare una mia opinione a riguardo, perché è tutto da vedere se Mihajlovic riuscirà a cambiargli la testa. Parlando appunto di Mihajlovic, volevo dirvi anche questa sorta di dubbio che ho, che mi sento diciamo da tempo, da quando appunto è arrivato al Milan. Ragazzi, lui era un puro interista, cioè come si fa a prendere un interista dal... Vabbè, adesso non sto a divulgare, però diciamo che Mihajlovic mi piace, però da ciò che aveva detto non sembrava così intenzionato di andare al Milan tempi or sono. Poi adesso le cose sono cambiate, però appunto volevo farvi sapere anche questo piccolo dettaglio. Passando adesso alle cessioni del Milan, ragazzi, cessione che più mi ha fatto rimanere male è quella ovviamente di Stefano El Shaarawy, perché come voi ben sapete era uno dei miei giocatori preferiti e speravo appunto che in questi anni avesse fatto il botto. Botto che non è arrivato, ma se devo essere sincero io l'avrei semmai mandato in prestito al Monaco, non venduto direttamente, perché il Shaarawy secondo me ha le possibilità di diventare, o meglio di ritornare, quelle Shaarawy che tutti conosciamo. Quindi secondo me questo è stato un piccolo errore. Ma ragazzi, adesso passando al centrocampo del Milan, cioè qua davvero mi vorrei tirare una mazzata nei coglioni. Poiché infatti, come ben sappiamo, mesi or sono erano girate vignette su Facebook del tipo stiamo tornando con da una parte con Dogbia, dall'altra Witzel, in mezzo Ibra, Jackson Martinez, e poi di questi non ne abbiamo preso neanche uno. E la cosa è scandalosa. Abbiamo preso Bertolacci, che secondo me è forte, ma non è da Milan assolutamente. 20 milioni per Bertolacci secondo me non ci stanno. Piccola parentesi, 25 per Romagnoli secondo me non sono
neanche così tanti. In che senso? Ovviamente è una scommessa, ma secondo me Romagnoli è un giocatore che può dar tanto e che può fare anche tanto. Tornando comunque a parlare del centrocampo, ragazzi, adesso io spero veramente che vadano a prendersi Witzel. Oggi è l'ultimo giorno di calciomercato. Cioè, ragazzi, allora, innanzitutto io avrei puntato su un giocatore che mi piace tantissimo del Lione, ovvero Fekir. Ragazzi, Fekir era un... cioè, secondo me è un fenomeno davvero forte, però nessuno se l'è affinato, fa niente. Puntiamo adesso su Witzel. Siamo da 2 mesi o forse più su questo giocatore e ancora non l'abbiamo preso. Ho sentito che ci sono appunto degli equivoci sulla maniera con cui il Milan lo vuole, ovvero vuole il diritto di riscatto, invece lo Zenit vuole l'obbligo. Ma ragazzi, questo giocatore è da prendere. Ma cioè, io non so proprio perché il Milan non lo prenda. Witzel non è male, il Zenit, se non mi sbaglio, aveva pagato circa anche 40 milioni. È davvero forte, è da puntare su questo giocatore. Però ragazzi, vedremo. Oggi è l'ultima giornata di calcio, ragazzi, come ho ancora detto, possono succedere delle cose. Poi ragazzi, del Milan ho parlato forse un po' troppo, ora non ho neanche tempo di analizzare le altre squadre. Volevo darvi anche i miei pareri invece sull'Inter e Juve e Roma. Allora, adesso l'Inter si è presa dei giocatori della Madonna, primo tra tutti Stefan Jovetic. Ragazzi, Jovetic viene dal City, come se voi sapete, il City io ce l'ho nel cuore anche per il grandissimo Kun Agüero. Ma Jovetic è forte, cioè, non vedo tutta la gente che diceva no, brutto calcio mercato. Si sono presi Jovic, Perisic, che non è male. Kondogbia, ragazzi, l'hanno pagato tanto, ma i tifosi, vabbè, non è che devi interessare tanto il prezzo. Io prima ho detto di Bertolacci, però in generale ai tifosi non è che deve tanto interessare. Kondogbia secondo me non è male. Poi si è presa Miranda in difesa e Murillo. Cioè, secondo me ha fatto un ottimo calciomercato. Adesso anche, tipo, aveva Montoya, però ho sentito dei mancini, non voleva tanto utilizzarlo. Però, come ho già detto, secondo me l'Inter ha fatto un grandissimo calciomercato. Ovviamente so già che in questo video riceverò tantissimi insulti. Vorrei passare adesso alla Roma, ma adesso che ci penso, anche la Roma dei grandissimi acquisti. Poi che infatti si è preso un portiere che secondo me gli serviva alla stragrande, non so come si dica, credo Szczęsny, che è davvero forte. L'ho visto anche ieri nell'altra partita, mi è piaciuto tanto. Tra parentesi, cercherò di prenderlo quando farò l'asta al fantacalcio. Successivamente si è anche presa Salah, che è un'ala con due coglioni, Digne, che è un terzino che è un cavallo, e poi una punta di sfondamento, ovvero Dzeko, anche lui che viene dal City. Se devo essere sincero, a me al City non piaceva così tanto, però devo ammetterlo, è veramente forte Dzeko. E tutti questi acquisti, ragazzi, glieli ha fatti fare il Milan. Poi che infatti, se ci fate caso, ha all'incirca utilizzato quei soldi che il Milan gli ha dato per Bertolacci e per Romagnoli. Poi vabbè, ha anche preso tutto il cartellino di Nainggolan. Nainggolan è il nuovo Gattuso, mi piace un macello. E passiamo adesso all'ultima squadra di oggi, anche perché ho la videocamera al 3%. E ragazzi, non passo adesso appunto alla Juve, non perché non voglia, ma perché la telecamera va è al 2%, tra poco si spegnerà. E appunto, dunque, se questi video vi piacciono, fatelo sapere con un mi piace. Se questo video supera i 1200 mi piace entro domani, cercherò subito di registrarvi la seconda parte. E ragazzi, in questa seconda parte andrò ad analizzare tutte le squadre che voi mi scriverete nei commenti. Mi raccomando, fatelo, chiedetemi anche magari squadre estere, come ad esempio a caso il Wolfsburg, come ad esempio a caso il Real Madrid, il Barça, anche se praticamente non ha preso nessuno. Dunque, consigliatemi voi che squadra andare ad analizzare. Poi ovviamente finirò l'italiano partendo dalla Juventus, che non ho avuto tempo di trattare in questo video. Telecamera all'1%. Detto questo, ragazzi, io e il grandissimo Baymax vi salutiamo e vi diciamo buon detto, appare al prossimo video. Ciao a tutti! E ragazzi, questa prima parte è terminata. Mi raccomando, ricordate di lasciare un bel mi piace se appunto volete la seconda. Cerchiamo di superare il 1200 entro domani. Detto questo, io vi saluto e buon fine calciomercato a tutti.